anche un po' complicato. Seduto di laurea nel pomeriggio, ho una lentina, industriali e meccanici, due o tre vostri colleghi, quindi mi so che date un po' di attenzione subito dopo la lezione. Allora, ripartiamo un attimo dalle ultime considerazioni che abbiamo fatto. Qui troviamo rappresentato ancora una volta uno stadio di una macchina dinamica, in particolare questo è lo stadio di una macchina motrice, quindi di una turbina, a flusso assiale. Abbiamo detto ieri, abbiamo spiegato cosa intendiamo per flusso assiale. E quindi a titolo di esempio abbiamo visto una macchina operatrice, un compressore assiale si presenta in maniera assai simile, chiaramente. La differenza di fondo sta nel percorso che segue il fluido nella macchina motrice, dove certamente abbiamo detto incontrerà prima lo statore e poi il rotore. Evidentemente non può essere diversamente, sarà al contrario per quanto riguarda le macchine operatrici, ovvero per i compressori, indipendentemente da quello che è il grado di reazione. Qui troviamo riepilogato questa cosa che vi ho detto in questo momento. Vabbè, questo già abbiamo discusso, quindi a meno che non abbiate domande sulla spinta che la variazione del momento della quantità di moto esercita sulla girante, questa costruzione ci serviva a spiegare quali erano le componenti del vettore della quantità di moto. Evidentemente se la massa rimane costante la variazione è dovuta alla variazione del vettore velocità assoluta, il vettore indicato per la lettera C. Se non avete dubbi abbiamo visto come di questo vettore in realtà la componente unica che prendiamo in considerazione, perché è l'unica in grado di fornire un momento
alla nostra girante, applicato alla nostra girante, è la componente tangenziale o periferica, indicata quindi sempre con il pedice UC. Con uno U sarà quella in ingresso, e C con due U sarà quella in uscita. Ok? L'altro concetto importante che abbiamo introdotto è che, avendo a che fare con questo tipo di moto, nel senso che dobbiamo prendere in considerazione principalmente il moto del fluido rispetto alle pale del girante, però dobbiamo tenere conto che allo stesso tempo la girante è se stessa dotata di moto, ruota con una velocità omega. In questo esempio abbiamo riportato la girante di una macchina radiale, ma è perché si vede un po' meglio, no? Sul piano si vede un po' meglio questo disco, quindi è più si presta a una spiegazione, insomma, di questo concetto, ma chiaramente il concetto si applica, andremo a vedere tra un attimo, altrettanto alle macchine assiali, evidentemente. Ok, diciamo, il concetto importante è che dobbiamo tenere conto di questi due modi, del fluido rispetto alle pale della girante e quello della girante stessa, e quindi effettuare quella che si chiama la composizione di questi due modi, ok? E in modo tale che la velocità assoluta del fluido, possiamo, in ogni punto chiaramente, noi ci concentriamo per semplicità sulla sezione di ingresso e sulla sezione di uscita, ma in ogni punto della traiettoria che percorre il fluido all'interno della girante, noi otteniamo un moto risultante dalla composizione del moto relativo del fluido rispetto alla girante e dal moto stesso della girante, il cosiddetto trascinamento, moto di trascinamento, che appunto per fare questa composizione, quindi per avere tutti velocità di moto che caratterizzano un moto rettilineo, chiaramente la velocità di trascinamento, che deriva dalla velocità di rotazione omega, viene rappresentata tramite quella che abbiamo chiamato velocità periferica della macchina, o proprio di trascinamento. Il termine mi piace, insomma, di trascinamento, perché proprio indica questa azione che la girante svolge sulla particella di fluido, nel senso che il fluido si muove sì in un certo modo obbedendo a certe leggi qua dentro, e sono quelle che noi andiamo a studiare per ottenere i risultati che vogliamo, cioè per ottenere un certo lavoro sostanzialmente, o per trasferire, diciamo, lavoro tra fluido e macchina, indipendentemente se questa sia motrice o operatrice, ma su questo appunto dobbiamo considerare anche l'azione di trascinamento da parte della girante, e quindi in ogni punto della traiettoria dobbiamo andare a considerare che la velocità assoluta, cioè quello che fa il fluido se viene osservato guardandolo da un punto fisso, quindi non solidale con la girante, è appunto deriva dalla composizione dei due moti. Quindi, diciamo, il vettore velocità assoluto risulta la somma della velocità relativa, la velocità del fluido relativa alla girante, più
la velocità di trascinamento, come l'abbiamo chiamata, o periferica. E quindi diciamo C1 sarà la somma vettoriale di questi due vettori velocità. Possiamo concentrare, quindi ripeto punto per punto, chiaramente noi possiamo concentrare per studiare il comportamento di questa girante, possiamo concentrare l'attenzione sulla sezione d'ingresso e quindi diciamo queste due velocità, quella relativa e quella di trascinamento, da cui poi deriva la velocità assoluta, danno luogo a questo triangolo composto appunto da questi tre vettori velocità, che prende il nome di triangolo delle velocità all'ingresso, evidentemente, e quindi andando a considerare gli stessi vettori delle velocità relativa trascinamento e assoluta nella sezione di uscita, evidentemente daremo vita a quello che si chiama il triangolo di velocità all'uscita. Questi due appunto ci consentono di fare delle considerazioni abbastanza interessanti sul comportamento dello stadio e in particolare della parte mobile, cioè del rotore che compone il nostro stadio. Chiaro fin qui? Ieri appunto abbiamo introdotto questi concetti, avevo premura di arrivare a un certo punto, quindi siamo andati un po' in fretta abbiamo dovuto scrivere anche un po' di relazioni, abbiamo scritto la relazione di Eulero, quindi in un'altra forma, considerando questa composizione dei moti, la classica equazione di Eulero del lavoro specifico, abbiamo visto che la possiamo scrivere anche come somma dei contributi in questo modo, ok? Diciamo questa fisicamente è abbastanza interessante perché C1 quadro mezzo meno C2 quadro mezzo che cosa rappresenta? Rappresenta quella aliquota di energia cinetica che si è ottenuta nello statore a causa dell'espansione nei condotti fissi, in quei condotti acceleranti di cui abbiamo parlato l'altro giorno, si ottiene questa, si ottiene a disposizione, si conferisce alla girante l'aliquota di energia cinetica pari esattamente a C1 quadro mezzi. Okay? E C2 quadro mezzi è l'aliquota di energia cinetica competente al fluido quando abbandona la girante. E su questo ritorneremo, su questo aspetto della C2 all'uscita torneremo a parlare tra un attimo. Okay? E quindi questa è l'aliquota di energia messa a disposizione del rotore affinché a sua volta venga trasformato in energia meccanica. Se parliamo, quindi cogliamo l'occasione per riepilogare, per tirare un po' le conclusioni di tutto quello che abbiamo detto prima. Abbiamo detto che abbiamo due tipologie di utilizzare, per utilizzare un certo delta H che assegniamo a ciascuno stadio. Okay? Cioè, assegnato un delta H, che significa assegnato? Significa che
supponiamo, stiamo parlando della macchina motrice, supponiamo di parlare di una turbina, okay, che deve realizzare questa espansione, ok? Abbiamo detto più volte che normalmente, nelle normali applicazioni, è questo salto entalpico è proprio numericamente, ripeto, nella media delle macchine utilizzate nelle applicazioni industriali, quindi per la generazione dell'energia elettrica, nei propulsori aeronautici, eccetera, i valori, proprio il kilojoule per chilogrammo di fluido che corrispondono a questa espansione in un impianto, supponiamo che il fluido sia un gas, ma anche se fosse vapore d'acqua negli impianti con turbina a vapore, anzi a maggior ragione se parlassimo dell'espansione del vapore surriscaldato in una turbina a vapore, questo salto di alcune centinaia, in qualche caso, in caso di turbina a vapore, migliaia di kilojoule a chilogrammo disponibili grazie a tutto il ciclo che abbiamo costruito, no? A monte, per arrivare a questo punto sapete bene quello che occorre fare, e questo punto sarebbe il classico punto 3, no? Del nostro, dei cicli che abbiamo studiato, quindi sapete bene tutto quello che occorre fare per portare il fluido nelle condizioni del punto 3. Dicevo, tutta questa, fortunatamente, insomma, diciamo fortunatamente, questo salto è rilevante, se no tutto questo impianto servirebbe a ben poco. Che significa rilevante? Significa che utilizzare appunto questo salto, se lo volessimo utilizzare in un solo stadio, se ci facessimo due calcoli, verrebbero fuori valori, per esempio per questa C con 1, e come vedremo tra breve a C con 1 bisognerà far seguire velocità relative, velocità di trascinamento, è assolutamente è troppo elevate, assolutamente insopportabili dal punto di vista della resistenza meccanica delle pale. Quindi chiaramente l'abbiamo detto più volte, è arrivato il momento di inquadrare con calma questo. Quindi se un impianto deve realizzare questa espansione, la turbina tipicamente sarà fatta di n stadi in serie. Anche ieri, anche se un po' velocemente, abbiamo visto la figura dove appunto qualunque impianto motore, per esempio con turbina a gas, per non parlare di quelli con turbina a vapore, abbiamo visto è costituito da n stadi sia di compressione, ma soprattutto sia di compressione, in questo caso, e non soprattutto, parlando dell'esempio che stiamo facendo adesso, che ci stiamo concentrando un attimo sulla macchina motrice solo per fare un esempio, non perché si facciano preferenze, ma dicevamo, evidentemente abbiamo bisogno di n stadi in serie. Quindi che significa n stadi in serie? Significa che a ogni stadio elaborerà, provocherà l'espansione di fra una pressione iniziale e una in uscita dallo stadio, in modo tale appunto da frazionare l'intero salto entalpico in tanti pezzetti compatibili, in modo tale che, per esempio, se mi voglio calcolare la C con 1 all'uscita di dello statore di uno stadio ad azione, chiaramente sarà questa, okay? E quindi chiaramente diciamo, c'è un limite sul valore tollerabile per questa C con 1, e quindi da questo significa che il delta H che io posso assegnare a ciascun stadio è delta H del primo stadio, delta H del secondo stadio e via discorrendo, ok? E in questo modo appunto questo è il significato di frazionare. E quindi tornando a quello che hai detto, ok? Stamattina stiamo andando piano piano, precisando bene proprio per
mettere a punto queste, queste cose che sono importanti. Ok? Se ragazzi, è l'occasione giusta, se qualcosa vi sfugge, stamattina ce la rendiamo comoda, dove arriviamo, no, non ho fatto programmi su, qua, su dove ci dobbiamo fermare stamattina, sì, ho in mente dove mi farebbe piacere mettere il punto, però non ci sono problemi. L'importante è che vediamo per bene questi argomenti. Quindi, ripeto, la mattina giusta per, tra l'altro, un orario anche consono per fare queste chiacchierate, insisto, qualunque dubbio ditemelo. Sì, tranquillamente. Ci vuole uno che è velocità, tra, cioè ci vuole uno con la radice di Cartan. Che velocità, cioè che cosa vuole essere? Dove, cioè dove ho preso, cioè quella radice quadrata, due o allora adesso lo ripetiamo, ok, ok, arrivo un attimo, vado un altro poco avanti, pensavo appunto che fosse. Okay. Sì, anzi, ci arriviamo subito perché più o meno eravamo. Ok, allora, stavamo appunto questa parentesi per dire, quindi stavamo dicendo che abbiamo assegnato un certo delta H allo stadio e abbiamo fatto questa piccola parentesi per spiegare che significa assegnare un certo delta H allo stadio. Dopodiché stavo dicendo, eravamo partiti dal fatto che è scritta così la relazione di Euler, scritta così ci consente di capire quali sono i contributi che otteniamo da parte dell'energia che mettiamo a disposizione della, della girante per produrre un certo tipo di lavoro specifico, chiaramente per come l'abbiamo scritta, cioè per unità di massa di fluido evolvente nella, nella girante. Allora, a questo punto stavo per dire, così rispondo alla domanda, stavo per dire che, come ricorderete, abbiamo visto che ci sono due possibilità, due modalità diverse per realizzare uno stadio. Quindi, ancora una volta, assegnato questo delta H, secondo i concetti che abbiamo detto un attimo fa, assegnato questo delta H, è possibile, quindi se vado a ingrandire questo pezzetto qua, adesso questo che vi riporto qui è, diciamo, questo primo stadio, ok, per esempio, ok, è possibile, questo è questo delta H che qui a destra avevo chiamato del primo stadio, d'accordo? Ok, è possibile appunto far espandere il fluido all'interno della parte fissa dello statore in quei condotti, per esempio semplicemente convergenti, ok? In modo tale, secondo quelle leggi che abbiamo esaminato l'altro giorno, ok, in modo tale da ottenere appunto un'espansione completa fino alla pressione P e P con 0 e P e P con 2 che compete all'intero stadio. Allora, questo è il condotto fisso, questo è, diciamo, quello che succede nello statore, ok, subito dopo, non me lo metto a disegnare, però diciamo subito dopo qui ci sarà il rotore, e quindi questo significa che nel rotore il fluido entra con una pressione P ingresso che è questa e che chiaramente sarà uguale alla pressione in uscita, perché appunto tutta l'espansione, tutto il delta H
è stato smaltito. Quando dico smaltito intendo dire trasformato in energia cinetica all'interno del condotto fisso, ok? Quindi con questa scelta al rotore noi presentiamo un fluido che è dotato esclusivamente di energia cinetica, perché l'energia di pressione è ormai fra monte e valle di quel rotore, la pressione è la stessa, non c'è nessun delta P che può sfruttare, non espande più. E il lavoro da dove deriva? Deriva dalla trasformazione dell'energia cinetica che ha acquistato nello statore in appunto energia meccanica, che avverrà chiaramente, non può avvenire altrove, avverrà chiaramente nella girante. Quindi nella girante noi presentiamo un fluido con un elevato contenuto di energia cinetica e ci aspettiamo che la girante stessa trasformi questa energia cinetica in energia meccanica. Ok? Quant'è questa energia cinetica che diamo a disposizione della girante? Allora, il bilancio di energia del condotto fisso è chiaramente di questo tipo qua, d'accordo? Per cui se trascuriamo C con 0 oppure lo inglobiamo all'interno di questa e definiamo quella che è l'entalpia totale o di ristagno, così si chiama, praticamente ecco da dove viene fuori il C con 1 come radice di 2 del Planck, insomma è quello che si ottiene grazie all'espansione completa intendo dire fra i due estremi di pressione che sono assegnati all'intero stadio, ok? Quindi questi sono i due estremi di pressione monte-valle dello stadio composto da statore e rotore, ok? E la pressione minima, la pressione P con 2 che compete all'intero stadio viene raggiunta già all'uscita della sola parte fissa dello statore, ragion per cui l'energia cinetica che diamo a disposizione dello stadio è questa, che mettiamo a disposizione del rotore è C1 quadro mezzi, okay, dove C1 è la radice di 2 delta H meno C0 più C0. Va bene? Ok. Questo, abbiamo detto, è il modo di funzionare di quello che abbiamo chiamato stadio ad azione, okay? E quindi vi ricordo che appunto la distinzione si basa sul rapporto fra il delta H che abbiamo a disposizione del rotore sul delta H dell'intero stadio. Okay. Abbiamo visto che nell'elemento che chiamiamo ad azione tutto il delta H viene trasformato in energia cinetica nello statore, quindi questo numeratore nella macchina ad azione non c'è, è zero, e quindi appunto noi chiamiamo ad azione quelle macchine, lo stadio della macchina caratterizzato da un valore del grado di reazione R pari a zero, che okay? Questo significa macchina ad azione, d'accordo? E questa è una tipologia che abbiamo, una possibilità che abbiamo appena descritto.
chiaro fin qui? Poi è anche possibile invece fare una cosa diversa, cioè questo stesso, per il momento facciamo queste cose se no ci confondiamo, questo stesso delta H noi lo andiamo ad utilizzare in uno stadio in una maniera un po' diversa, nel senso che nello statore facciamo in modo tale che il fluido quando esca dallo statore abbia una pressione che è P con 1 all'uscita dallo statore ancora più grande, e quindi un'entalpia H con 1 ancora più grande rispetto a quella che avrà quando uscirà dalla girante. Quindi significa che appunto che nello statore avremo trasformato in energia cinetica soltanto una frazione del delta H che avevamo assegnato all'intero stadio. E quindi che fisicamente che cosa significa? Significa che questo fluido, questo gas, questo fluido, quando si presenta all'ingresso della girante, avrà come patrimonio energetico, avrà una componente, una parte sotto forma di energia cinetica che ha acquistato durante l'espansione nello statore, ma avrà ancora una parte di energia sotto forma di energia di pressione o energia entalpica, come preferite, testimoniata appunto dal fatto che in questo rotore entrerà con una pressione P con 1 maggiore di P con 2, ovvero con quest'altro pezzo di delta H. Questo sarà il delta H che è stato trasformato nello statore, e questo sarà il delta H che viene trasformato nel rotore direttamente in energia meccanica. Ok? Quindi la differenza è che quindi noi abbiamo messo a disposizione sempre lo stesso delta H allo stadio. Se in prima ipotesi immaginiamo che questi due stati abbiano lo stesso rendimento, in questo caso noi stiamo parlando di un flusso isentropico, come potete immaginare vedete che ci aiuta questa semplificazione. Nella realtà tutto quello che stiamo dicendo continuerà ad essere vero, chiaramente cambieranno un po' i numeri, perciò non vale la pena adesso complicarsi la vita tenendo conto delle perdite, ok? Quindi il flusso isentropico, quindi per noi il rendimento di questa espansione è unitario, e quindi è chiaro che sia per il primo tipo, l'elemento con R uguale a 0, che abbiamo definito elemento ad azione, sia quello dove R è maggiore di 0 e che definiamo stadio a reazione, è evidente che a parità di delta H noi otterremo lo stesso lavoro che la girante riesce a trasferire al fluido, solo che le modalità saranno diverse, nel senso che quegli stessi joule di energia meccanica, se io ci metto un dinamometro che mi misura la coppia sull'albero dove sta calettato questo stadio, io leggerò sempre gli stessi joule moltiplicati per la portata, per la massa di fluido, quindi leggerò sempre lo stesso valore, gli stessi newton metri, no? Sul dinamometro leggo i newton metri, ok? Che ottengo sempre gli stessi, sia se faccio lo stadio ad azione, sia se lo faccio a reazione, evidentemente, in base a queste ipotesi di lavoro che abbiamo fatto. La differenza concettuale sta che nello stadio ad azione sono stati prodotti nella girante, l'elemento dello stadio che produce lavoro è sempre e soltanto quello mobile, la girante, quindi sono stati prodotti attingendo dalla energia cinetica che era stata ottenuta nello statore e basta. Viceversa, nello stadio a reazione, quegli stessi joule, gli stessi newton metri che andiamo a misurare saranno stati ottenuti in parte dall'energia cinetica che
lo statore ha messo a disposizione del rotore e in parte della restante aliquota di energia di pressione, di delta H, che ha elaborato il rotore stesso. Ok? Questa è la differenza fra stadio ad azione e stadio ad reazione. È chiaro? Questa cosa che ho detto a parole sta scritta anche qui, dove, come vi dicevo, questo ci dà un'idea della energia cinetica messa a disposizione del rotore che è stata prodotta nello statore. Questi due termini, la somma di questi due termini, ci danno un'idea dell'energia entalpica che viene trasformata in energia meccanica direttamente all'interno del rotore. Ok? Questo è un punto importante, un punto d'arrivo, diciamo, di questa cosa, quindi prima di voltare pagina, ancora una volta, abbiamo un po' riepilogato, le avevamo già dette queste cose, però forse stamattina le abbiamo messe un po' più in ordine. Ok? Chiaramente, prima di arrivare a questo, come dicevo, al punto di questo argomento, cosa importante, quindi chiaramente io dicevo, ho ragionato, ho detto se andiamo proprio a misurare sullo stadio, se il delta H che assegniamo allo stadio è lo stesso sia nell'ipotesi di stadio ad azione sia nell'ipotesi di stadio a reazione, e alla fine col flusso ideale, nella realtà ci saranno qualche differenza perché i rendimenti saranno diversi, però manteniamoci coerenti con le ipotesi di flusso isentropico. In questa ipotesi, dicevo, è necessariamente, non può essere diversamente, i joule o newton metri, come per quelli che vado a leggere come energia meccanica prodotta da una massa m di fluido che ha elaborato questo delta H, evidentemente devono essere gli stessi, sia se questa espansione si realizza in uno stadio ad azione, sia se si realizza in uno stadio a reazione. La differenza però dove sta? Sta nei numeri che competono a questi, ai moduli, ai vettori delle velocità che compaiono qua dentro. È chiaro che non saranno gli stessi nei due casi, e di questo poi andremo a discutere con un paio di esempi da qui a un momento. Cioè, voglio dire, le modalità, è chiaro che noi abbiamo fatto due cose, se fosse uguale, cioè, qual è il motivo di fare queste due tipologie? Come al solito, se trovate più alternative vuol dire che sono valide entrambe, e quindi diciamo, sarà, ognuno avrà un pregio e qualche difetto, e a seconda dei casi, ancora una volta, vi ricordate quante volte abbiamo fatto questo discorso in merito a tutte altre faccende, nel campo ingegneristico capita spessissimo, se ci sono più di due soluzioni, più di una soluzione, scusate, vuol dire che sono entrambe valide. Ognuna ha qualche pregio e qualche difetto, caso per caso si va a scegliere quella che è più conveniente, quella per la quale diciamo prevalgono i pregi sui difetti. Okay? E quindi è chiaro che ci sono delle differenze, il lavoro che raccogliamo sarà lo stesso, però è chiaro che saranno diversi le modalità, e quindi che cosa significa? Che i numeri che diciamo, stanno qua dentro, che caratterizzano il flusso e quindi le velocità relative e assolute del fluido, ma anche e soprattutto le velocità di trascinamento. Questa è una caratteristica costruttiva della macchina, insomma, vi ricordo che U dipende da omega per R, okay? Quindi dipende dalla velocità con la quale sta ruotando la nostra girante e dalle dimensioni proprio geometriche della girante, e chiaramente queste
se ci mettiamo a parità di lavoro trasferito, saranno diverse se facciamo la scelta dello stadio ad azione o dello stadio a reazione. E questo comporta appunto delle conseguenze, cioè da ragionare su queste differenze. Quindi uno dirà, bene, scegliamo di fare l'espansione in uno stadio ad azione oppure in uno stadio a reazione. Chiaro? Allora adesso facciamo un paio di esempi, quindi a questo punto. Per il momento non parliamo, ci ritorneremo su tra un po' poi fatto altre cose, non parliamo della macchina a flusso radiale, quindi centrifuga se fosse operatrice, centripeta se fosse motrice. Per il momento guardiamo invece alla macchina a flusso assiale, che sarebbe appunto una macchina di questo tipo. Questo è il compressore, il fluido si muove così, quindi lungo l'asse della macchina, il compressore, altrettanto nella turbina. Quindi quello è il rotore che vediamo lì, è il rotore di un compressore assiale, e questo è il rotore di una turbina assiale. E lo stadio elementare di una macchina, di una turbina assiale, l'avevamo visto schematizzato qua, d'accordo? Se facciamo la sezione, così come si chiama, cilindrica di questo stadio, la rappresentazione che di solito generalmente universalmente viene utilizzata è di questo tipo, cioè questo che vedete qui in alto è la sezione rappresentativa dello statore, okay? Quindi questo è fisso, non si muove, okay? Il fluido entra con una velocità C con 0, pressione P con 0, temperatura T con 0, quindi entalpia H con 0, okay? Effettua l'espansione perché la sezione d'ingresso è più grande rispetto alla sezione di uscita, quindi espande con un assegnato delta P, quello che dicevamo prima, in base ad alcune considerazioni che ci suggeriscono quant'è il delta H che si può smaltire in un solo stadio. Dire delta H significa assegnare un delta P tra ingresso e uscita dello stadio. A questo punto, come dicevamo, facciamo qualche esempio. Cominciamo con il caso della turbina assiale e cominciamo dall'esempio R uguale 0, cioè dello stadio ad azione. Quindi se abbiamo scelto di fare lo stadio ad azione, come abbiamo detto un attimo fa, questo significa che il salto di pressione, tutto il delta P, viene utilizzato già all'interno dello statore, ok? Quindi qui tutte queste cose non è che, insomma, sulla grafica giustamente non è stato sporcato, né io mi guardo bene dal farlo, appunto significa che, però ne parliamo adesso, se vi sfugge qualcosa, come al solito fatemelo notare. Quindi questo significa appunto quello che dicevamo, abbiamo assegnato il delta H a tutto questo stadio. Abbiamo detto in questo stadio vogliamo trasformare tot kilojoule di energia entalpica in energia meccanica. Questo è il motivo per il quale realizziamo questo affare qua. Okay? Questo è l'effetto che vogliamo ottenere.
dicevamo, ha segnato questo delta H allo stadio nell'esempio che adesso abbiamo a fare di stadio ad azione, significa dire che, l'abbiamo detto due minuti fa, lo ripetiamo perché le ripetizioni aiutano, significa che appunto l'espansione fra pressione minima, scusatemi, di ingresso e di uscita dallo stadio si ottiene tutta soltanto già nello statore. Quindi la pressione d'uscita dallo stadio viene raggiunta già all'uscita dallo statore, cioè a dire che la pressione che abbiamo qui all'uscita dallo statore, quindi evidentemente all'ingresso del rotore, sarà la stessa che c'è anche all'uscita dal rotore. Ok? Quindi il delta H si converte in energia cinetica qui nello statore. Nel flusso isentropico l'equazione dell'energia è quella che abbiamo scritto tante volte, e quindi è facile avere un valore numerico, avendo assegnate chiaramente le condizioni di ingresso, avendo assegnato il delta P che deve smaltire quello stadio, è facile avere un valore, no? Calcolarci il valore della C con 1, cioè la velocità di uscita dallo statore, ma che assumiamo come ingresso al rotore, chiaramente. Qui appunto vedete la C con 1 è tangente al bordo d'uscita della pala dello statore, ok? E assumiamo che sia la stessa con la quale il fluido entra nel rotore. Chiaramente nel disegnare la traiettoria, il profilo della pala del rotore, non ci interessa la C con 1, la velocità assoluta, a noi ci interessa come il fluido si muove relativamente alla pala, che se voglio disegnare correttamente la pala, che significa correttamente? Significa devo far imboccare al fluido questo canale senza sbattere, senza urtare, ma si deve andare a incanalare tangente al profilo della pala, ok? Questo significa imboccare correttamente. È chiaro che io devo andare per fare questo devo guardare, devo concentrare l'attenzione sul moto del fluido relativo alla pala, non sul moto assoluto, non me ne frega niente del moto assoluto, ok? Devo vedere il fluido come si muove relativamente alla pala, ok? E quindi questo significa che questo vettore W con 1, che è determinante per, vedete, la tangente al bordo d'attacco della pala, della sezione d'ingresso, me la indica proprio il vettore W con 1, a questo devo fare riferimento, e quindi io me lo ricaverò come differenza vettoriale di C con 1 e U con 1, e vogliamo precisare che appunto stiamo parlando di una macchina assiale, quindi dove il fluido entra ad un certo raggio R con 1, la macchina assiale, quindi il fluido cammina così, quindi se si muove in questo è R con 1, qui c'è lo stadio, uscirà dallo stadio ad un'altezza rispetto all'asse di rotazione R con 2 uguale ad R con 1, ok? E quindi diciamo omega è sempre la stessa, e quindi nello stadio assiale, nelle macchine assiali, U con 1 è uguale a U con 2, la chiamiamo U direttamente. Eulero si particolarizza, vabbè, è semplice, ma la prima volta va bene se lo scriviamo, se perdiamo qualche secondo. Nella macchina assiale, quindi questa è generale, vale per le macchine assiali, per le macchine radiali,
sì, approfitto di questa ripetizione per appunto riepilogare. Questo è assolutamente generale, vi ricordo, l'avevamo anche chiamata equazione fondamentale delle tuttomacchine, cioè le macchine che lavorano, che trasformano, che scambiano lavoro con il fluido secondo la modalità delle macchine dinamiche che stiamo descrivendo. È del tutto generale, quindi dicevamo questa vale per macchine motrici e macchine operatrici, per macchine assiali e per macchine radiali e chiaramente per macchine ad azione o per macchine a reazione. Di volta in volta, caso per caso, si particolarizza. Esempio, macchina a motrice a flusso assiale, la prima modifica è appunto che abbiamo detto assiale significa U con 1 uguale U con 2 uguale 1 e quindi la mia espressione diventa semplicemente questa. Okay. Oppure in questi termini si riduce a questa, ok? La particolarizzazione della equazione del tutto generale che se il flusso è assiale e quindi diciamo entra ad una certa distanza dal raggio, esce alla una stessa distanza dal raggio, che evidentemente l'azione di trascinamento in questo caso non contribuisce al lavoro scambiato in termini numerici. Ok? Benissimo. E quindi ecco perché in questa rappresentazione, vedete, ci manca, mi sono riguardando l'immagine, ho pensato che vi poteva disturbare questo lattice, perché C, cioè il pendice 1, W1, C2, W2 e U è sempre indicata con U senza pendici. Il motivo è quello che abbiamo appena detto e scritto alla lavagna, ok? Andiamo con calma. Allora, quindi dicevamo C con 1, il modulo di C con 1 ci deriva dalla equazione, dal bilancio di energia applicato al condotto fisso, allo statore. In assenza di perdite è banale. Quando sono le perdite che si vanno valutate a uno, la cosa si complica un pochino. Noi siamo nell'ipotesi di flusso isentropico, è banale calcolare il modulo di quel vettore C con 1, ok? A noi serve, per disegnare questo profilo della pala, a noi serve il vettore W con 1, ok? Perché l'abbiamo detto un attimo fa, siccome questo gira, ok, si muove, è chiaro che a noi, per capire come disegnare questo profilo, dobbiamo capire come il fluido si muove rispetto a questa pala, quindi dobbiamo tenere presente che appena entra viene trascinato, questo è il senso di velocità periferica o di trascinamento, viene trascinato dal moto stesso della girante, d'accordo? E quindi dobbiamo fare la composizione dei due moti, ovvero la differenza vettoriale fra il vettore C con 1 di cui abbiamo parlato e il vettore velocità periferica U, che insomma, se vogliamo ragionare, se vogliamo disegnare questo triangolo, evidentemente dobbiamo conoscere, insomma, qualcuno ci deve aver detto due cose, cioè quanti giri al minuto fa questa macchina omega. Di solito omega in radianti al secondo, ma non è che ci mettiamo tanto a trasformare i più usuali della tecnica, più familiari giri al minuto in radianti al secondo, ok? Quindi a parte battute sulle unità di misura, insomma, quindi la velocità di rotazione è chiara, nel senso che
tipicamente, chiaro che se uno arriva a fare questi disegnini alla lavagna, arriva al momento in cui sa che cosa sta facendo, cosa deve fare, cioè a che serve questa macchina, per la produzione di energia elettrica, per un motore aeronautico, per un motore navale, queste cose chiaramente sono ben chiare molto prima di mettere mano a quei disegni di questo tipo. Quindi, che ne so, se per la generazione di energia elettrica, non mi ricordo se ve l'ho detto o se, se l'avete sentito dire, quando è possibile, si cerca, per quando è possibile, non sempre lo è, ma la soluzione che si privilegia è quella di far girare la macchina motrice alla stessa velocità dell'alternatore, della macchina elettrica, quella che deve produrre poi l'energia elettrica, senza interporre variatori di giri, perché anche il variatore di giri assorbe potenza, quindi mi abbassa il rendimento complessivo della trasformazione dell'energia potenziale chimica, per esempio del combustibile che io sto impiegando nell'impianto motore termico. Se la vado poi a fare il rapporto fra la potenza elettrica che ottengo ai morsetti dell'alternatore, quella è la potenza netta di un impianto termoelettrico, il rendimento, scusate, che io, il concetto di rendimento globale di una centrale termoelettrica, io faccio il rapporto fra la potenza che vado a misurare con il mio wattmetro, con il mio strumento, ai morsetti della macchina elettrica, al numeratore, e al denominatore ci metto l'energia potenziale, la potenza chimica del combustibile che ho utilizzato per tutto l'impianto. Quello mi dà il valore netto proprio effettivo di come sto trasformando la fonte primaria, quella che la natura mi ha dato a disposizione, mi ha messo quella fonte a disposizione, può essere il combustibile, può essere il sole, è la stessa cosa, lo stesso concetto, e rispetto a quello che io ottengo come effetto utile, per esempio la verde. Quindi per ottimizzare quel rendimento, dopo che uno ha fatto tanti sforzi nell'impianto motore termico, è stato attento a tutti i dettagli, al rendimento politropico del compressore, che sia 0,93 piuttosto che 0,92, e via discorrendo, per tutte le cose che abbiamo detto fin qui, eccetera, è chiaro che poi interporre un variatore di giri fra le macchine di gruppo turbina compressore, per esempio se parliamo di una turbina, un impianto con turbina a gas, e la macchina elettrica, l'alternatore che poi dovrà produrre questa potenza elettrica, è un po' un peccato, è uno spreco, perché appunto assorbe una parte di questa potenza meccanica, e quindi diciamo il numeratore del nostro rendimento si abbassa. Quindi quando è possibile, salvo casi particolari, quello che si fa è far girare il gruppo turbina compressore alla stessa velocità dell'alternatore, e quindi questa, in funzione delle caratteristiche di questo alternatore, diventa un parametro d'ingresso, un parametro assegnato alla nostra macchina di cui stiamo parlando. Okay? Dopodiché le dimensioni. In questo momento non mi attarderei in discussioni sulle dimensioni della macchina. È chiaro che queste in qualche modo sono legate a due aspetti in generale, almeno questo lo possiamo dire subito, cioè è chiaro che dalle dimensioni, cioè no, che le dimensioni dipendono dalle portate, quindi noi qui ragioniamo sempre per unità di massa per chilogrammo di fluido. Chiaramente, come sapete, un conto è se facciamo passare 100 kg o 1000 o 10.000 kg al secondo, e quindi le dimensioni sicuramente dipendono dalla portata. Chiaramente con un occhio poi a problemi di resistenza meccanica, perché appunto quelle pale, tipo quelle che vi ho mostrato ieri, chiaramente hanno un limite di resistenza, nel senso che quanto più sono alte, messe in rotazione sulla girante, parlo delle pale del rotore che sono chiaramente più sollecitate rispetto a quelle dello statore, che per definizione di statore stanno belle ferme, che quelle del rotore evidentemente
e sono sollecitate, e questa sollecitazione all'apice della pala evidentemente è direttamente proporzionale alla sua altezza, cioè alla distanza rispetto all'asse di rotazione, rispetto all'albero della macchina, e quindi c'è un limite ben preciso oltre il quale questa pala comincerebbe ad avere. E quindi questi sono, chiaramente poi aggiungeremo qualche altra cosa sulle dimensioni, queste sono le due problematiche, e chiaramente dipende dalla portata e deve stare attenta a questo limite per quanto riguarda le sollecitazioni meccaniche. Ciò detto, questo significa, arriviamo a un punto e poi ci fermiamo. Questo significa che questa velocità periferica pari ad omega per r, in base alle considerazioni che abbiamo appena fatto, è un altro dato assegnato al nostro r. Nel caso della macchina assiale, questo ci semplifica anche il problema, perché appunto sappiamo che è la stessa sia all'ingresso sia all'uscita del rotore, quindi proprio anche la rappresentazione grafica, questi due sono esattamente gli stessi. Per effettuare questo disegno di questo triangolo, evidentemente oltre al modulo di C con 1 non ci basta il modulo, abbiamo bisogno di sapere appunto questa inclinazione, okay? Quindi l'angolo compreso fra C con 1 e U, la convenzione vuole che l'angolo fra C e U si chiami, venga indicato con la lettera greca alfa, mentre quello fra la W e la U venga indicato con la lettera beta, e quindi alfa 1, beta 1 all'ingresso, il triangolo di velocità all'ingresso del rotore, alfa 2, beta 2, triangolo di velocità nel triangolo di velocità all'uscita dal rotore. Ok? Alfa 1 è un altro importante parametro che il progettista della turbina conosce abbastanza bene, nel senso che varia in un range abbastanza limitato, nel senso che è un compromesso fra due opposte esigenze. Vi ricordo che nel nostro lavoro scambiato, la componente periferica, tutte e due, una sola, poi vedremo, diciamo, la componente periferica è quella più importante, quella che ci dà la quale evidentemente a parità di modulo di C con 1 cresce quanto più è piccolo è alfa 1, perché C con 1 in generale, quindi vale sia per 1 sia per 2, sarà C coseno di alfa. Okay. Trovate quindi quanto più è piccolo alfa, qui C con 1 U sarebbe questa, ok? Questo che io proietto nella direzione della U. E quindi a parità di vettore, quanto più è piccolo alfa 1, evidentemente il coseno tende a 1, insomma questa componente cresce. E questa e quindi, diciamo, questo spingerebbe a fare valori di alfa 1 sempre più piccoli. Però, invece è un compromesso, perché, vediamo qua, viceversa, la C con 1 seno di alfa 1 ci dà la componente assiale, ok? La componente assiale è quella che io vado a mettere nel calcolo della portata che passa, cioè è quella nella macchina a flusso assiale, ok? Quando io scrivo l'espressione della portata, per esempio della portata volumetrica, è C per A. C, vado a mettere proprio la componente
della velocità nella direzione del flusso, la macchina assiale, quindi nella, con la componente assiale. Okay? E questa chiaramente si comporta all'inverso della componente periferica, perché è la scoperta. Quindi evidentemente questa cresce al crescere di alfa, perché è pari a col seno di alfa, ok? E quindi se voglio smaltire una portata più ampia dovrei, a parità di sezione, dovrei avere valori di alfa più elevati, che mi consentirebbe appunto quindi è tutto un gioco, insomma, legato a quello che dicevamo prima. Quindi se voglio viceversa, se ho problemi sulle dimensioni sull'altezza della pala, evidentemente l'altezza della pala mi influenza questa sezione A, okay? Quindi se non voglio altezze troppo grandi avrò sezioni non troppo grandi, e quindi per smaltire una portata assegnata devo avere una discreta componente assiale della velocità, e quindi alfa non può essere troppo piccolo. Tutto questo, quindi componendo questi due discorsi, queste due opposte necessità, porta a restringere parecchio il campo di variabilità di alfa, che nelle pratiche realizzazioni oscilla fra 10 e 20 gradi come valore, 10-20 gradi, proprio a voler essere generosi, insomma. Di solito è un campo ancora più ristretto, in un intorno ancora più stretto, in un campo sì, ancora più stretto all'interno di questi due valori. E in questo modo, diciamo, costruiamo il triangolo delle velocità all'ingresso del rotore. Nel caso di macchina ad azione, come stiamo dicendo, è a questo punto, diciamo solo questo e poi ci fermiamo un pochino, è abbastanza facile costruire il triangolo delle velocità all'uscita, perché almeno in primo momento, perché il vettore U, appunto, abbiamo detto un attimo fa, ripetiamo, rimane lo stesso. Il modulo della velocità relativa W con 2 è uguale al modulo della velocità relativa in ingresso W con 1, perché stiamo parlando di uno stadio ad azione. Okay. Quindi nel rotore non c'è nessuna espansione, quindi il fluido che si muove qua dentro rispetto alla pala, la pala lo vede entrare con una certa velocità V con 1 e lo vede uscire con una velocità V con 2 dello stesso modulo, perché la pressione non è cambiata, la sua velocità relativa non può cambiare, ok? Però è stato deviato. Quindi la direzione è cambiata, il vettore V con 1 è diverso dal vettore W con 2, andando a fare la composizione con la velocità di trascinamento avrò una C con 2 diversa, sia in modulo sia in direzione rispetto alla C con 1, e la C con 1 quadro meno C con 2 quattro mezzi è il lavoro che io ho trasferito in questo stadio.